Gli artisti, anche nei momenti più difficili, non smettono mai di credere nell'arte. Con la loro energia, forza creativa, sensibilità e loro intuizioni, riescono ad indicare nuove vie espressive, creando, con fruscii, dilatazioni, spazi allusivi, strutture immaginifiche e stati d'animo, magie irripetibili. Stasera non cercarmi nella malinconia, nel soffio di una metafora o nella breve pausa di una virgola. Cercami nei versi travolgenti della poesia che ho scritto per te. Stasera ho riempito di inchiostro il cielo. Sarà lui a raccontarti di noi. La tipografia, per Massimo Monteleone, è stata il suo laboratorio d'arte, un'opportunità per abitare in una delle stanze dello spazio artistico all'interno del quale, nel corso degli anni, ha espresso il suo respiro creativo attraverso molteplici esperienze, musicali, narrative e pittoriche. Per queste ultime si tratta di un ritorno alle origini, utilizzando il materiale industriale e adattandolo alla sua ispirazione e alla continua ricerca. Parte più entusiasmante e pionieristica di questo percorso determinante per l'unicità dell'opera. Guarda la bambina dentro te. Corri nei prati inseguendo farfalle. Intrecci fiori con i tuoi capelli. Il tuo sorriso felice racconta. Leggo storie nelle tante pieghe del tuo viso. Immergo i miei occhi nei tuoi, mi perdo nella saggezza. Le tue mani hanno accarezzato, vissuto. Hai finalmente capito il mondo nel tuo abbraccio. Guarda la bambina dentro te. L'intento è quello dell'artista non sempre facile di trasmettere emozioni, dialogando direttamente con ciò che lui ama chiamare l'infanzia senza tempo, ovvero i bambini, sia quelli che lo sono per diritto d'anagrafe, sia quelli che fortunatamente sopravvivono, talvolta ben celati e protetti, dentro ogni adulto. Il risultato sono opere dall'apparenza molto semplici, ma in realtà velate di poesia e dolcezza, volte a sussurrare un messaggio di speranza. Chissà dove vanno i delfini, si smarriscono forse come gli occhi dei bambini. Per quest'anno che verrà, vorrei che i bambini conservassero i sogni, gli abbracci, i respiri. Sì, i respiri hanno bisogno di aria, di luce, di libertà. Il nostro futuro, quello che oggi ci tiene la mano e interroga, ha bisogno di sentirsi al riparo da questo mondo contagiato dall'opportunismo e dall'egoismo, dal io so tutto e non ho bisogno di nessuno. I bambini ci insegnano la fiducia e ci inondano d'amore per quel che siamo senza chiedere nulla.